dottor Grammenos Mastroianni, che è coordinatore delle politiche di cooperazione del settore acqua e ambiente della Farnesina. Eccolo, già sono lì. Ecco, il tempo tiranno mi obbliga a delle semplificazioni assolute. Quello che vorrei provare a dimostrare è che dalla nostra prospettiva, che è eco-geostrategica, non ha senso considerare il Mediterraneo come una bolla a sé stante in cui ci sono delle problematiche indotte dai cambiamenti climatici. Non si coglie la posta in gioco, occorre piuttosto inquadrarlo in una serie di cerchi concentrici di interessi. Lasciamo perdere questo e vorrei cominciare mostrandovi una mappa da cui emerge subito la stranezza dell'idea di Europa. Se voi provate ad applicare i criteri con cui sono stati delimitati tutti gli altri continenti all'Europa, vi rendete conto che è un'anomalia. Non ci sono vere barriere geofisiche che ci separano dall'Asia, con cui siamo un tutt'uno. Eppure vogliamo considerarci un continente, addirittura forse il continente, il vecchio continente. Cosa fonda la nostra unità e identità? Sono molti fattori che vanno da quelli economici, culturali, persino fisionomici, ma se andiamo a ricercare qual è la ragione di questa eccezionalità, senza fare particolari professioni di determinismo, ci accorgiamo che nei tempi lontani e da molto tempo è una eccezionalità climatica specifica. L'Europa, da quando è finita l'ultima glaciazione, si è avviata la rivoluzione agricola, ha beneficiato di un clima stabile, prevedibile e particolarmente mite. Quindi, appunto, senza essere deterministi, dobbiamo però riconoscere che il clima è un elemento essenziale della composizione identitaria degli interessi del nostro gruppo. Se non che questa stabilità millenaria oggi sta cambiando. Era in qualche modo caratterizzata dalle intrusioni dell'allora familiare anticiclone delle Azzorre, che però in questa fase è sgomitato progressivamente via dall'intrusione di anticicloni africani. E questo non è solo un problema agricolo, una minaccia per le infrastrutture, eccetera. Se siete d'accordo con me, questo ricompone i nostri interessi e aggiunge alla nostra identità, al nostro fulcro di interesse europeo, l'appartenenza ad un altro club di interessi. Può sembrare un discorso molto astratto, ma poi diventa molto concreto. Pensate ad una comunità, quella forestale. Da moltissimo tempo c'è cooperazione fra la sponda sud e la sponda nord per ragioni universalistiche. Per il riconoscimento del valore globale della biodiversità, eccetera, eccetera. Se non che questa cooperazione si è intensificata perché, oltre al grande interesse universale, adesso sappiamo che le specie che sono oggi endemiche sulla sponda sud saranno quelle che potranno dare produttività alla sponda nord. Questa situazione deve essere compresa, ci deve essere una vera operazione culturale per farla comprendere ai popoli e ai policy maker, perché vi è un gigantesco rischio di divaricazione degli interessi all'interno dell'Europa che può portare a una sua, forse non disgregazione, ma comunque un suo allentamento. Si menzionavano prima le nuove rotte del valore di 7 miliardi di dollari l'anno che si stanno aprendo a nord. Posso menzionarvi uno spostamento delle priorità della NATO verso le problematiche artiche e tante altre questioni ancora. Una di queste, forse non è spesso esaminata così, ma la vediamo tutti i giorni, la questione delle migrazioni. In questa prospettiva vorrei proporre l'esperimento Italia come modello, anche per far capire ai nostri amici che noi siamo in prima fila di fronte al primo fenomeno di larga scala di destabilizzazione climatica, ma il vero problema fra poco verrà da est e forse sarà più ad est che avranno bisogno di solidarietà.
Per entrare dentro questo, senza voler, come dire, toccare argomenti molto delicati, possiamo partire dalle migrazioni, non tanto come fenomeno in sé, ma perché ci guida a capire dove l'interesse geopolitico può saldarsi con l'interesse economico. C'è una percezione comune secondo cui la gente quanto più è povera, tanto più è propensa a migrare. E questa è una percezione devastante perché ci fa fare le scelte sbagliate. La verità è che hanno una propensione a migrare coloro che già hanno un certo livello di reddito, magari modesto. Chi invece ha dei livelli di reddito bassissimi non può concepire la migrazione come propria opzione di miglioramento di vita, gli manca tutto. Il suo orizzonte sono le ciotole di riso che dovrà dare ai suoi figli entro 6 ore, gli mancano i 2 centesimi da dare all'autista della camionetta per sedersi sul predellino, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ci fa capire quali sono i settori dove conviene intervenire prioritariamente in aiuto e anche meglio quali sono le conseguenze di certi tipi di aiuto, considerando lo scenario dei cambiamenti climatici. Cosa succede? Il cambiamento climatico non crea migranti, perché il migrante è colui che ha almeno un elemento minimo di volontarietà nella sua scelta di andare a cercare una situazione migliore. Il cambiamento climatico non incide su questa gente, perché pur in paesi poveri hanno delle riserve, dei risparmi che gli consentono di assorbire gli shock climatici dati dalle siccità o da altro quando intervengono. Il cambiamento climatico invece incide in maniera costrittiva sulla situazione di coloro che sono nella trappola della povertà, che normalmente non migrerebbero. Queste persone che non hanno i mezzi per migrare si spostano e questo è pericoloso non tanto quantitativamente ma qualitativamente, perché con tutte le problematiche che si porta dietro il migrante volontario è un fenomeno gestibile. Invece colui che migra senza averne la prospettiva è in estrema fragilità e vittima di tutti quei fenomeni che portano instabilità. Chi si deve spostare perché se no muore diventa facile preda del movimento terroristico, dell'illegalità dei traffici, del fanatismo, eccetera, eccetera. Un altro aspetto molto importante da capire è il perché si migra, anche perché i media non lo coprono in maniera corretta. Di solito quando i media parlano di cambiamento climatico e di impatti così nocivi, evocano 2 dimensioni. Il primo è l'impatto sulla fisiologia umana, ad esempio la moria di 40.000 persone che ha colpito anche l'Europa nel 2003 a causa di un'ondata di calore. Iniziano ad evocare l'ampliamento degli areali di certe di certe patologie trasmissibili. Poi parlano di impatti sulle infrastrutture, evocando i cosiddetti fenomeni atmosferici estremi, il famoso ciclone che butta giù il ponte o l'alluvione, eccetera, eccetera. Se non che, soprattutto questi ultimi, non causano veri spostamenti di larga scala. L'alluvione fa spostare le persone di 100 metri più in su, oppure le fa spostare temporaneamente fin tanto che non si ricostituisce il sistema produttivo. Ciò che veramente causa questi movimenti è la randomizzazione dei servizi ecosistemici. La scienza correttamente ci descrive il cambiamento climatico come un aumento di circa 1 grado della temperatura media, ma con questa scelta comunicativa non passa il messaggio. Questo grado è una misura sintetica di una enorme quantità di energia che viene introitata dal nostro sistema e che, non avendo dove distribuirsi in strutture che si sono andate assestando in equilibrio durante i millenni, si trasforma in caos. Il caos è l'imprevedibilità del comportamento della natura. Lì dove il comportamento della natura è imprevedibile, soprattutto per società fragili, diventa impossibile a catena organizzare la produzione agricola e questo disorganizza un po' tutto il resto. Allora, per capire il Mediterraneo, a cui presto tornerò, bisogna capire anche dove sta succedendo. Colpisce le isole, colpisce i delta dei fiumi con salinizzazione, colpisce in maniera crudele l'Artico, non se ne parla.
C'è un gigantesco problema con le montagne, di cui pochissimo si parla, ma nelle montagne abitano 913 milioni di persone che sono a più immediato rischio di migrazione, di stabilizzazione degli altri, ma poi il primo fenomeno di ampia scala a cui stiamo facendo fronte è di fronte a noi, nell'Africa settentrionale e subsahariana. Sono due fenomeni diversi ma strettamente legati. Per capire l'Africa settentrionale, due episodi, e anche per capire come non si può isolare il Mediterraneo in una bolla. Il primo sono le primavere arabe. Giustamente è stato evocato, le primavere arabe sono state precedute da 4 anni di instabilità e di dimostrazioni di piazza che non avevano assolutamente nulla di politico. Erano moti per il pane dovuti all'iperinflazione alimentare. Ma l'iperinflazione alimentare è nata anche a causa del cambiamento climatico in zone diverse. Sono state le siccità sull'Ucraina, la Russia, le alluvioni in Australia. Quindi il fattore di fragilità è quello demografico, sociale, politico, e poi gli impatti del cambiamento climatico possono essere trasmessi attraverso la cinghia della globalizzazione dei mercati. Un altro evento che è diventato quasi un mantra delle conferenze internazionali è quello siriano. Da tutte le parti si sente dire che l'instabilità siriana è stata preceduta da 4 anni di siccità mai vista prima, ma non è tutta la storia, e qui lo cito perché c'è una pista di riflessione molto importante. Questi 4 anni di siccità mai vista, che hanno portato 1,8 milioni di persone a spostarsi dalle campagne alla città, da soli non avrebbero creato il problema. Il problema è che si sono sovrapposti a una riforma agraria con un tempismo sfortunato. In pratica, il regime siriano ha voluto far passare la fattoria siriana, che tradizionalmente era una fattoria di sussistenza, cioè produco tutto ciò che serve alla mia famiglia, se c'è qualcosa in più la scambio al mercato, ad una fattoria di reddito, che non produce nulla di cui ha bisogno la famiglia, ma dà reddito attraverso il commercio. In teoria sarebbe stata anche un buon gesto per elevare le condizioni di vita degli agricoltori siriani, se non che la fattoria di sussistenza ha una caratteristica che è molto valorizzata in borsa, si chiama diversificazione del portafoglio. Se io ho una fattoria in cui ci sono 2 olivi, una capra, un po' di grano, eccetera, eccetera, e c'è una variazione nel comportamento della natura, da un lato ne risento, dall'altro posso persino guadagnarne. Ma se io punto tutto su una coltura, e i siriani hanno puntato sul cotone, che beve un'enorme quantità d'acqua e arriva una siccità anomala, allora abbiamo questi spostamenti. Al di sotto di questa fascia, che è di instabilità più che per la desertificazione, per un'alterazione della sicurezza idrica, abbiamo invece quella che molto interagisce, che è del Sahel. Questa slide è poco comprensibile, ve la mostro solo per dire che è l'opinione delle Nazioni Unite, non un'opinione personale, ma comunque. Se voi vedete, il nord dell'Africa è composto prevalentemente di deserti, ecosistemi avari, ma in cui alcune popolazioni hanno trovato un modo di vita. Se non che oggi non c'è solo il deserto, c'è anche una fascia attiva che è esacerbata dal cambiamento climatico, è quella della desertificazione, che coincide grosso modo con il Sahel. Se mettete sui piatti della bilancia la generosità in assoluto dell'ecosistema deserto e dell'ecosistema nella fascia della desertificazione, quest'ultimo è ancora più generoso. Ma qui la randomizzazione, cioè l'imprevedibilità dei servizi dell'ecosistema, più che il fatto che siano diventati più scarsi, proprio il fatto che sono incerti e quindi non si può pianificare, qui si sta manifestando. Allora vorrei invitarvi a notare dov'è questa fascia e a notare che essa coincide con l'area di concentrazione della fame e dei conflitti, con l'area di concentrazione delle dinamiche terroristiche, con l'area di concentrazione dei traffici illeciti e con l'area di origine di 9 su 10 dei migranti. In realtà abbiamo identificato 79 aree nel globo in cui c'è questo overlapping fra ecosistemi fragili e società fragili. E anche in questa zona io potrei mostrarvi quasi 90 mappe. Per esempio una che mostra una recrudescenza di un'epidemia di meningite,
oppure anche una che mostra un'intensificazione della, come dire, del ritmo degli stupri. È difficile spiegare al pubblico qual è il collegamento fra cambiamento climatico e stupri, ma non è poi scienza mizzilistica, semplicemente se la natura diventa incerta l'organizzazione. Lo strumento per reggere l'organizzazione si chiama legge, quindi si amplia l'area dell'illegalità a discapito dell'area della legalità e a catena succede tutto quello che sta succedendo. Allora, dobbiamo considerare geostrategicamente la questione mediterranea come un aspetto della divaricazione di interessi all'interno dell'Europa e c'è un mandato assoluto a far capire a tutti, soprattutto ai votanti, che se noi prendiamo questa situazione esaminandola con i criteri odierni andiamo alla disgregazione dell'Europa. Se invece si riesce a passare il messaggio che proprio l'ambiente ci mostra che l'idea che mors tua vita mea è una delle più stupide della storia della Terra e che la protezione della tundra è funzionale alla protezione degli ecosistemi mediterranei, forse riusciamo ad evitare questo problema. Dopodiché dobbiamo anche renderci conto che qui abbiamo la manifestazione sperimentale di quel che potrebbe essere, ma non è qui il vero problema. Quindi forse si può chiedere solidarietà anche in questa prospettiva. Lasciando perdere la seconda slide che riguarda l'innalzamento dei mari e gli impatti che avrà in termini migratori, dato che il 42% della popolazione umana vive sulle coste, vi mostro la fascia dei ghiacciai dell'Himalaya, Pamir e Hindu Kush. Questi a un certo punto fonderanno e prevedibilmente non fonderanno gradualmente in proporzione all'aumento della temperatura perché ci sono dei tipping point, dei punti di collasso. Dal punto di vista di un elettore europeo, credo che usando linguaggio tecnico diplomatico si possa dire che gli si forma dentro un gigantesco e chi se ne frega. L'Himalaya è lontano. Forse si dimenticano che il crollo dell'impero romano è stato dovuto più che altro a una fluttuazione delle temperature in Asia centrale, quando ancora si viaggiava piano. Ma il fatto è che se i ghiacciai crollano, collassano, viene meno una delle loro funzioni fondamentali, che è quella di regolare l'output di acqua a valle. Da questi ghiacciai si diparte un sistema di fiumi che irrigano piane dove sono stanziate 1.400.000.000 di persone. Se questa funzione viene meno, alcune aree diventano caratterizzate da un'ingestibile alternanza di alluvioni e siccità. Mettiamo un po' tutto assieme e vediamo che quello che stiamo affrontando noi sperimentalmente non è il problema più grave, ma che gli altri devono rendersi conto che dobbiamo adesso sperimentare dei meccanismi efficienti di collaborazione e solidarietà quando stiamo parlando di 22 milioni di persone in marcia all'interno dell'Africa, perché poi quei meccanismi rodati saranno quelli che consentiranno di far fronte al tipo di situazioni ben più gravi che speriamo di scongiurare ma non siamo sicuri di farlo. Ultimissime notazioni. Tutto questo che cosa ci dice? Ho provato a dirvi, noi con l'arrivo dell'anticiclone africano, diciamo, con l'appartenenza a questa nuova comunità, non ci troviamo in una situazione di nuovo contrasto, ci troviamo in una situazione di comunità di interessi e questo in un certo senso ce la suggerisce anche l'economia. Immaginiamo che secondo un riflesso di cui non si può colpevolizzare nessuno perché è istintivo, in un certo senso scegliamo l'isolamento come Italia, noi ci ingabbiamo in un isolamento che è a 360 gradi, non soltanto verso il sud. Se noi scegliamo di isolare l'Africa, la portiamo alla destabilizzazione. Questo già ha dei costi geostrategici, ma significa anche che ci tagliamo fuori dal più naturale mercato di espansione per l'economia italiana. Non possiamo sperare di crescere tantissimo esportando verso la Germania. E poi comunque ci saranno dei costi di controllo della sicurezza, eccetera, eccetera. Ma non facciamo solo quello. Se voi, giustamente è stato detto, l'Italia è proiettata come un ponte attraverso il Mediterraneo, uno sviluppo di coste molto poco controllabile. Insomma, diciamo che siamo un ponte, ma siamo anche un colabrodo. Se la scelta che facciamo noi, e noi dettiamo la strada, è esclusivamente quella del controllo securitario, inevitabilmente noi diventiamo la prima linea permeabile che verrà circondata a nord da una seconda linea impermeabile. Non parlo solo di persone, parlo di traffici di droga, parlo di movimenti di instabilità, eccetera, eccetera.
Può sembrare fantascienza, ma se qualcuno 10 anni fa mi avesse detto che ricomparivano le camionette dei militari al Brennero, non gli avrei creduto. Allora, mettendo tutti assieme, noi abbiamo identificato un settore assolutamente strategico per la stabilità, che è quello di coloro che si trovano nella fascia di trappola della povertà. Andando a intervenire sulle condizioni di vita di queste persone, noi ci accorgiamo però, e mi spiace che qui è partita la cosa, ci accorgiamo però che lì c'è non soltanto l'opportunità di un intervento gratuito, umanitario, eccetera, ma ci si innestano delle opportunità di cosviluppo straordinarie che generano moltissima attività economica, mentre generano anche dei rapporti di stabilizzazione, di pace, di circolazione culturale, eccetera. Vi faccio un esempio, che è quello a cui noi agli esteri siamo chiedo collegati. Chiedo scusa, posso chiederle di arrivare alla conclusione? Grazie. Che è il recupero delle terre. Recuperare un ettaro di terreno desertificato nel Sahel costa pochissimo, basta soltanto fare quelle pozzette di decantazione che sono mostrate nella foto, e comporta intanto un'attività molto utile per il clima globale, perché quando si recupera un ettaro di terreno da quelle parti ci sono degli assorbimenti di carbonio, soprattutto nei primi 2 anni, che sono straordinari. Circola, ma non è ufficiale, l'idea che per ottenere lo stesso, spendendo $130, $200 su un ettaro di terreno, ma investendo invece in rinnovabili, bisogna spenderne 1.500, ma questo è soltanto, come dire, la punta dell'iceberg. Dovremmo farlo anche solo per questo. Nel momento in cui si recupera un ettaro di terreno, si recupera anche la sua biodiversità, si mitiga localmente il calore, non si può fare in nessun altro modo, soltanto con la copertura vegetale, si autoripristina l'equilibrio idrico, ma poi a partire da questo cosa si ripristina? La produttività e soprattutto la speranza nel futuro. Sono operazioni portate sul dramma dei più poveri, ma non per questo sono operazioni che devono essere fatte nella logica dell'assoluta gratuità. L'assoluta gratuità in realtà è paralizzante, perché una volta finito l'intervento pubblico l'operazione si ferma, invece devono essere delle operazioni di cosviluppo che possono essere di grande interesse per tutti quanti, compreso per noi. La regione Emilia-Romagna sta innestando uno sviluppo del proprio agri-food sul recupero delle varietà tradizionali di grano in Etiopia. E non è solo agricolo. Io concludo mostrandovi una breve lista dei settori che stiamo esplorando e indicandovi che in genere questo tipo di investimenti rendono il 7% l'anno, e vorrei sapere dove altro possiamo trovare dei rendimenti di questo tipo. Quindi, in una logica di cosviluppo, in una comunità di cui stiamo venendo a fare parte, noi, mentre creiamo stabilità e pace, siamo anche in grado di dare opportunità di espansione all'economia italiana. Grazie. Grazie.